Ciao a tutti, bentornati col quarto episodio di World Art Online. Noi, come vedete, stiamo continuando la nostra bella maratona. In questo episodio, che si chiama Lo Spadaccino Nero, continuiamo a vedere il percorso che sta facendo il nostro amico Chirito. Kirito. E niente, se questi video vi stanno piacendo, mettete un bel like, noi continuiamo con la visione. Andiamo. Ma che stai dicendo? A curare te ci pensa già la tua amata lucertolina? Non vedo proprio perché dividi i giardini tra i 2024. guaritori. Senti chi parla, non com... Cioè loro stanno perdendo anni di vita in tutto ciò. Sì. In Cioè, li stanno comunque che anno vivendo. stiamo? 2024. Che puttana. Stanno comunque vivendo perché probabilmente questo mondo è molto più interessante del nostro, però... Ma in prima linea, ma vorresti comunque tenerti i cristalli? Sì, assolutamente sì. Io non sono una famosa idol come te. I ragazzi non si fanno in quattro per curarmi ogni minimo graffietto. Lei è un idol. Sì. Non ha l'aria di un idol. Non farò mai più una squadra con te, chiaro? Anzi, Rinuncia a questo sembra mondo una sterile di bambina. parti che mi vorrebbero con loro. Ehi, aspetta, dai, Silica! Di spadaccino nero che io conosca, c'è Kirito. Sì. Ehi, un paio di mutande. Alla scimmia. Questo episodio era da chiamarlo la scimmia dalle chiappe prosperose. È morta. Sì, questa fa una brutta fine. Ma c'è chi... Cioè, la tizia è morta per una pizza dietro la schiena, questa gli è arrivata una legnata in mezzo all'avanza, niente. Lui cos'è? Un animale reale? Che cos'era? Un animale là. Un animale che gioca? No, è un pet virtuale. Ah, ok. Morto. Era un pet virtuale. Ammazza, così potente sei. Imbattibile, è diventata una forza della natura. Ma che sono ste palle a terra? Luci. Lui si è fatto una maglietta figa, hai visto? Che maglietta c'è? Ma cos'è quella Boh, pila? con delle lune, dei disegni. Perché gli cambia anche la giacca? Saresti una domatrice? Non sono arrivato in tempo per salvare la tua amica. No, sono stata stupida io. Ho avuto la presunzione di voler attraversare la foresta da sola. Tu mi hai salvato la vita. Quella piuma nel gioco è configurata come item. Che ne so io? Cuore di pina. Un cuore. Su, non piangere. Dal momento che hai ancora il suo cuore, forse puoi riportarla in vita. 47° piano a sud, si trova il Colle dei Ricordi. Quindi quanto che... Ma si può andare a ogni piano? Cioè, non sto capendo io. Fatto sta che sicuramente hanno sbloccato almeno fino a livello 50, perché lui è già arrivato al 47 ed è tornato indietro. Ma il 47° piano. Io potrei anche andarci da solo. Beh, in cambio di un semplice rimborso spese. Ma quello è un item che non funziona se non è presente il padrone del pet. Se mi impegno e salgo di livello, prima o poi. L'item va usato dopo non più di 3 giorni dalla morte. Che cacchio. Eh già. No. Non preoccuparti, abbiamo 3 giorni. Però mi paghi. Con questi dovresti crescere di almeno 5 o 6 livelli. Come mai ti dai tanto da fare per me? Perché dopo me la dai? Il fatto è che tu somigli a mia sorella. Avevi detto che non ridevi, e poi cosa c'è da ridere? Non lo so. Scusami tanto. Sarà un piacere stare con te per un po'. Hanno gli stessi guanti di Naruto. Ehi, Silica! Sei proprio tu! E lei ha un Sono bernoccolo così in testa? tanto! Eravamo così in pensiero! Hai capito loro chi sono? No. Il ragazzo e la ragazza che poi è diventato un ragazzo del primissimo Perché stiamo episodio. col vestito rosa? Ma perché? Non facciamoci domande. Fatto sta che sono loro. Quando vuoi. Ti accompagneremo ovunque vorrai. Grazie per l'offerta, ma a dire il vero, ho deciso che per un po' farò squadra con questo mio nuovo amico. Mi dispiace tanto. Ciao! Sarebbero i tuoi fan? Devi essere popolare. Oh no! Sono sicura che mi vogliono con loro solo come mascotte da esibire.
Vedrai che faremo in tempo, Silica. Basta che smetti di frignare e ti muovi. Tu dove abiti, Kiri? 30 lune ci stanno. Al 50° piano. Ma forse ogni luna è per ogni... assolutamente squisito. Vabbè. Ogni livello. No. Qualcosa non va. No, non è niente. Ehi, ma dov'è finita la tua fedele lucertola? Su, non mi dirai che... Akupina è stata uccisa. Ma io la farò tornare in vita, capito? Non sei di livello troppo basso per un posto simile? No, ce la farà. Il grado di difficoltà non è eccessivo. Un altro che si è fatto irretire da questa ragazzina. A vederti non sembri particolarmente forte, sai? C'è anche chi si diverte a recitare la parte del cattivo. Il nostro cursore è verde, giusto? Ma nel caso in cui si commetta un crimine, ecco che il cursore diventa arancione. Prendi i cosiddetti player killer. A loro piace uccidere altri giocatori. Li chiamano anche red player. Uccidere altri giocatori? Si rendono conto che è un omicidio vero in questo gioco, vero? Non è si divertono a uccidere altri giocatori, è uccidono altri giocatori. Cioè... Sì. Penso, ma qui, in Sword Art Online, dovrebbe essere diverso. È un gioco, ma non un divertimento. Fatti forza, Kirito. La frase che aveva scritto il creatore. Scusa. Sì. Tanto. Non sei attenta a questi dettagli. Ricorda che tu sei una brava persona. Mi hai salvato la vita. Non commentare. Ah, insomma, quanto ci vuole per questa cheesecake? Scusate. La smettono di innamorarsi tutte quante di lui. Io scommetto che nella vita reale lui non, cioè era uno sfigato. E adesso è diventato il figo della città. Che trombata. Che cazzo. Gioco. Ho dimenticato di parlarti del 47° piano. Ho dimenticato le mutande in camera. Al massimo. Sì, sei nuda. Ci è mancato poco. Non sarebbe stato così male. Si chiama Sfera del Miraggio. È per guardare i porno. Quindi noi prenderemo questa strada e da lì... Kirito, che... Ehi, chi è là? Ma cos'è? Che orecchio? Qualcuno che origliava. Non si sente nulla oltre le porte. Ci vorrebbe una skill di ascolto particolarmente elevata, ma di sicuro non è un'abilità molto diffusa. Se non si sente nulla oltre le porte, come ha fatto lui a sentire? Te l'ha detto. Perché lui c'ha la skill? Penso. Non credo. Se ne ha conoscenza, magari ce l'ha pure. Per come il tizio. Oh. O abbastanza almeno da sentire che se ti origliano. Questo piano è noto come il giardino fiorito. Qui ogni cosa è ricoperta di fiori, visto? Oh. Guarda questo. Ma questo posto è... Questo è un luogo romantico. Scusa, mi sono distratta. Tu prendilo, giusto in caso di imprevisti. Se ti ordinerò di teletrasportarti, dovrai usare questo cristallo, ok? Può condurti in qualsiasi città. In tutto ciò lei ha una cotta per lui, ma lui la vede come la sua sorellina. Questa è la strada che porta al colle dei ricordi. Dicevo, mi sa che ogni luna è per ogni... Capito? No. Prima c'erano due lune e stavano sopra due cose. Quelle sono città. Madonna. Calmati, Silica, è un mostro da niente. Wow, hai ammazzato tutte le zanzare. Io non ci credo, che scena assurda. La vuole aiutare. Ma allora fa tutta scena lei. Che cosa hai visto? Io niente. Mi dispiacerebbe parlarmi un po' di tua sorella. Come quella faccia? Come mai ti interessa? Beh, perché hai detto che mia sorella, ma in verità è mia cugina. Oh? Se stronzo. Però siamo cresciuti insieme da quando siamo nati. Scusami. Ma sono così curiosa. L'ho chiamata sorella, ma in verità è mia cugina. Oh? Però siamo cresciuti insieme da quando siamo nati, quindi non penso che lei lo sappia. Non ho capito un cazzo. Sono così curiosa. L'ho chiamata sorella, ma in verità è mia cugina. Dai! E quindi non penso che lei lo sappia.
Sappia cosa? È per questo. Che è sua cugina. Un po' a distanza. Cioè, sono cresciuti insieme? Ma in realtà è sua cugina, però... Ma lei non lo sa. Non lo sa, crede. Come crede? Cioè, dovrebbe sapere. Lui crede che non lo sappia. Lei come fa a non sapere che sono cugini? Vabbè. Mo è un uomo molto severo. Capitale. Quando avevo 8 anni, ci iscrisse a una palestra di Kendo vicino a casa. Ma io smisi dopo 2 anni. Lui non la prese bene e mi picchiò. Allora lei mi difese, gli disse di non picchiarmi, che si sarebbe impegnata nel Kendo anche per me. In un certo senso io mi sono sempre sentito inferiore a lei. Mi chiedevo se mi odiasse perché magari avrebbe preferito fare altro nella vita. Forse il vero motivo per cui ho deciso di salvarti è che volevo espiare la mia colpa nei suoi confronti. Io non credo che tua sorella abbia mai potuto odiarti. Non ci si impegna tanto per qualcuno che non si sopporta. Sono convinta che a lei il Kendo piaccia veramente. Non faccio altro che lasciarmi consolare da te, vero? Molto bene. Anche io mi impegnerò al massimo. Eccola. Ci ha messo niente. Sono lingue. Se la stavano leccando. E basta, ammetti un'altra cosa, no? E dovrebbe essere laggiù. Già sono arrivati. Perché dicevano che lei non ci poteva arrivare, che era difficile? Ah boh. Forse gli altri livelli erano difficili. Su, coraggio, puoi prenderlo. Qui circolano mostri molto forti. Sarà meglio resuscitare Pina dopo essere tornati in città. Sono sicuro che anche... Non ho crepa. Va bene. Se no dobbiamo ritornare indietro. Che cosa hai, Kirito? Ecco. Giù, chiunque tu sia, esci allo scoperto. Ma un udito potentissimo. Rosaria! Che vuole questa? Per contrastare la mia furtività devi avere una skill di ricerca elevatissima, spadaccino. Congratulazioni. E ora consegnatemelo senza fare storie. Ma che stai dicendo? È meglio chiamarti il leader della Gilda Arancione nota come Titan's Hand? Rosaria ha il cursore verde! È un semplice trucco. I membri verdi scelgono la preda e la portano in un punto dove i compagni arancioni tendono un agguato. Quindi il motivo per cui ti eri unita a quel party? Proprio così, carina. Aspettavo che accumulassero un bel po' di colla. Quindi l'ha fatti fuori. Tu eri la mia preda più ambita. È stata una delusione quando te ne sei andata. Beh, lei se n'è andata perché lei l'ha praticamente cacciata, sì. L'ha praticamente spinta ad andarsene. Non è molto furba. E tu sapevi tutto quanto e ti sei comunque unito a lei? Che stupido. O ti ha adescato con qualche moina? Che stupido, dovresti tu pensare. Nessuna delle due ipotesi. Io stavo cercando te, Rosaria, fin dall'inizio. Oh, e per quale motivo? 10 giorni fa hai attaccato una gilda chiamata Silver Flag. Un gruppo di poveracci. Sappi che il loro leader è rimasto un giorno intero nel piazzale del cancello di teleport per il fronte, supplicando che qualcuno vendicasse i suoi compagni. Hai idea di come possa essersi sentito? No, a dire il vero no. Prenderlo sul serio è da idioti. E non ci sono prove che una morte qui sia una morte anche nel mondo reale, in fin dei conti. Davvero è questa la sua teoria? La sua? La sua teoria, che uccide, ma tanto in fondo chissà se davvero muoiono. Kirito, sono troppi! Dobbiamo fuggire da qui! Kirito, attento! E fidati! È vestito di nero. Niente scudo, una spada, una mano. Che sia lo spadaccino nero. È diventato così famoso. È il Bitter che gioca da solitario perfino quando combatte al fronte. È della prima linea. Della prima linea? Oh, occupatevi di lui, rubategli tutto. Ma che cosa significa? Se volevi aiutarmi, era un po' tardi. 400 punti in ben 10 secondi. È il numero di hit point che voi tutti insieme potete sottrarmi. Sono un livello 78. Ho 14.500 HP. E ho una 14.000. Skill di guarigione in battaglia che mi rigenera di 600 punti ogni 10 secondi. Più di quanto gli devono tutti loro insieme. Possibile che sia vero, senza dubbio. Una banale questione di numeri fa la differenza. La classica ingiustizia del sistema a livelli degli MMO. Wow! Questa è la cristallo galleria che il mio committente ha comprato dando fondo a tutti i suoi risparmi.
È già impostata per accompagnarvi in prigione. Colpisci me che sono ancora verde e diventerai arancione! E con questo io sono un solitario. Essere arancione per un paio di giorni non mi causerà problemi. Perché dovrebbe diventare arancione? Perché fa un crimine. Perché lei è verde. Invece se ammazzi un arancione? Non lo so. Ti devo delle scuse, sì. Credo di no, comunque. La verità è che in buona sostanza ti ho fatto fare da esca. Ho pensato che se ti avessi detto di me avresti avuto paura. Resti una brava persona, Kirito. Non posso avere paura di te. Perché non ci fanno vedere come è diventato la prima linea? Tutte le avventure incredibili che sta facendo. Ci fanno vedere solo quelle minori. Perché sennò diventava una serie tipo Naruto. Sì, ma lui è diventato della prima linea. Non ci hanno fatto vedere quando ha combattuto, tutte le cose che fa. Sembra sempre che se la stia spassando con nuovi amici, invece, cavolo, è uno dei più conosciuti. Ormai sono stato via dal fronte per 5 giorni. Mi stanno aspettando. Tu combatti in prima linea, è straordinario. È un traguardo che non raggiungerò ancora per molto tempo. I livelli non sono altro che numeri. E anche la forza in questo mondo virtuale non è che un'illusione. Fidati di me, Silica. Ci sono cose decisamente più importanti. Io e te saremo amici anche là. Va bene, hai ragione. Ne sono certa. Beh, è ora di richiamare la tua pina. Sì. Oh no, è passato 3 ore e 1 secondo. Siamo in ritardo. Devo raccontarti tante di quelle cose che non immagini. Per esempio, la stupenda avventura che oggi ho vissuto con il mio fratellone per un giorno. L'hai finita la cotta, quindi. Ma vale, capito. Comunque non mi aspettavo che questa serie scorresse così velocemente. Cioè, sono già arrivati... Mi hai chiesto una serie veloce? Non ti ho chiesto niente io. Sono già andati sopra di livello molto velocemente. Io pensavo fosse una cosa lunga. Cioè, insomma, solo per il primo livello ci hanno messo... un mese? 2 mesi? Beh, che ne pensi? Finora mi sta piacendo. Non capisco la scelta della trama, di perché farci vedere determinate cose invece di altre che magari sono più importanti. Però, boh. Probabilmente si capirà più avanti. Ne vuoi vedere un altro, vero? Come vuoi tu. Prima dimmi se lo vuoi vedere. Neanche. Sono semplicemente... No, in realtà però... Le 2 e 9 di notte. No, in realtà... Potrebbe anche, lei. In realtà per me possiamo fermarci. Per questa sera terminiamo davvero le reaction. E ci rivediamo con le prossime puntate. Questa è a una prossima serata. Quarta. Lasci, vedremo la puntata 5. Seguiteci, mi raccomando.